Salve a tutti ragazzi, bentornati nel canale Segugio Garage. Oggi andremo a fare la recensione di un compressore portatile senza olio che mi è stato inviato dalla Vevor. Ho utilizzato per diverse settimane questo compressore qui in garage e posso dirvi che una delle caratteristiche principali di questo compressore è la sua estrema portatilità. Infatti pesa circa 11 kg e grazie alla maniglia qui su può essere portato un po' ovunque, non solo in garage ma anche in casa, in giardino, sul fuoristrada o sul camper. Nello specifico, questo compressore che mi hanno mandato senza olio, il suo codice è 2900F8, potenza 900 watt, 8 litri di capienza, voltaggio 220-240 volt, velocità del motore 2800 giri al minuto, ovviamente made in Cina. Inoltre è senza olio, quindi non dovremo andare a fare la classica manutenzione, che è quella di sostituire l'olio, controllare l'olio. Questo comporta anche che il motore è molto più silenzioso e dopo andremo a vederlo. Questa silenziosità ci può essere utile, ad esempio se utilizziamo il compressore in casa, in garage e non vogliamo disturbare i vicini. Il suo livello di rumorosità è intorno ai 70 decibel. La rumorosità viene attutita anche dalla presenza di questi filtri posti all'ingresso, dalla presenza di questi tubi che hanno un'anima in gomma e dalla presenza anche delle ventose qui sotto, che aiutano sì a far aderire il compressore ad una superficie, ma anche a evitare che vibri eccessivamente. Questo modello di compressore della Vevor senza olio è il modello 2900F8, che ovviamente opera con la 220-230 volt della rete casalinga, ha una portata di 65 litri al minuto, una pressione massima di 8 bar e un volume del serbatoio di 8 litri. Andiamo a vedere un po' come è fatto. Quindi, oltre al serbatoio, che è di questo bel nero verniciato penso a polvere, abbiamo, come già detto prima, le quattro ventose che ci aiutano a ancorarlo alla superficie liscia. Poi abbiamo il classico sistema in cui c'è praticamente la valvola a funghetto che ci permette di accendere o spegnere il compressore. Abbiamo la classica uscita con l'innesto a baionetta tipica del compressore. Qui abbiamo la pressione regolata in uscita, in questo caso il compressore è completamente vuoto, quindi la pressione è a zero. Tramite questa ghiera possiamo andare ad avvitare o svitare per aumentare la pressione desiderata in uscita. Qui abbiamo invece la pressione all'interno del serbatoio, che in questo caso, come detto, è a zero. Qui abbiamo la valvola di sicurezza che interverrà quando la pressione all'interno del serbatoio diventa troppo alta e quindi pericolosa, e lui sfiaterà automaticamente. Qui davanti abbiamo una protezione nel caso di sovraccarico del motore. Per qualunque motivo il motore dovesse andare in sovraccarico, andrà a spegnersi automaticamente e questo bottone uscirà. Poi per riattivarlo bisognerà ripremere. Questa è una procedura di sicurezza. Per quanto riguarda invece i filtri posti all'ingresso, sono due e aiutano anche a migliorare la rumorosità. Qui abbiamo dei veri e propri filtri che aiutano a prendere le impurità. In fondo invece l'unica manutenzione che dovremo fare è quella di svuotare dalla condensa che inevitabilmente si sarà formata. In questo caso esce un po' d'aria, però andando ad allentare questa vitina uscirà della condensa che dobbiamo eliminare saltuariamente. Andando a togliere la griglia e la ventola, vi faccio vedere l'accoppiamento biella-manovella. Qui questa è la biella, questo è il cuscinetto, questa biella va a comprimere e quindi a comprimere l'aria e a creare la pressione all'interno del serbatoio. Andiamo a vedere velocemente l'unboxing e la messa in funzione di questo compressore, molto velocemente, perché vi assicuro che è facilissimo, dal momento che ci sono praticamente da avvitare i piedini con le ventose, da avvitare l'innesto
da avvitare i due filtri e la maniglia per poterlo trasportare. Messo il compressore sul tavolino, andiamo a effettuare l'installazione di alcuni piccoli componenti che sono da installare prima di renderlo operativo. Installiamo i due filtri aria, semplicemente avvitandoli. Per quanto riguarda l'innesto, vado a mettere una decina di giri di Teflon e poi lo vado ad avvitare. Con una 21 lo vado a stringere. Mi raccomando, non dimenticatevi di mettere un bel mi piace al video per supportare il canale. Capisco bene che voi preferite sempre i video in cui si mette le mani in pasta, ci si sporca le mani e si effettuano dei lavoretti, però per supportare il canale mi raccomando mettete il mi piace, commentate, iscrivetevi e attivate la campanellina. A chi è rivolto questo compressore? Sicuramente ha una fascia hobbistica che vuole un prodotto buono, di qualità, ben costruito e che sia soprattutto portatile, quindi poter essere spostato in diverse location per diversi utilizzi, che sia silenzioso, quindi che non vada a disturbare i vicini ad esempio, e che abbiano quindi la necessità di un utilizzo degli accessori pneumatici, come ad esempio la pistola per soffiare la polvere, per soffiare la segatura, oppure la pistola sparachiodi, oppure ad esempio il controllo e gonfiaggio dei pneumatici di auto, moto, camper, biciclette, oppure anche il soffiaggio di aria all'interno di canotti. Può essere utilizzato bene anche con altri accessori, però a patto che non vogliano troppa quantità di aria. Oltre che con il manometro per controllare le pressioni delle gomme e eventualmente gonfiarle, l'ho utilizzato anche con ovviamente la pistola per soffiare, con anche l'accessorio per spurgare i freni che ho utilizzato in un precedente video che vi linko qui sopra, per togliere l'aria dal circuito dei freni. Può essere utilizzato anche con accessori pneumatici un po' più desiderosi di aria, come ad esempio la pistola per svitare i bulloni, oppure la pistola per verniciare, anche se per brevi periodi, e con accessori ad esempio l'aerografo, che richiedono poca quantità di aria. Sicuramente è molto difficile farlo con pistole che invece devono verniciare delle grandi superfici. È anche molto utile per quelle persone che fanno molta vita all'aria aperta e hanno necessità di un compressore che sia molto portatile, trasportabile anche in posti scomodi. Per quanto riguarda il manuale di istruzione che mi è stato inviato dalla Vevor, è purtroppo, devo dirvelo, tutto in inglese, però è veramente molto intuitivo anche solo dalle immagini. Il compressore è veramente molto portatile, infatti io lo sto tenendo con due dita. È veramente molto leggero e pratico da portare in giro. Andiamo ora a misurare quanto tempo impiega a riempirsi tutto il serbatoio da 8 litri.
Questo, come detto prima, è il manometro che controlla la pressione all'interno del serbatoio, mentre quell'altro manometro è quello che controlla invece la quantità di bar di aria in uscita. Quindi andiamo a mettere la presa da 220. Adesso possiamo accendere il compressore e vedere quanto tempo impiega. Questo è il conteggio dei secondi che occorrono per riempire il serbatoio da zero. Ovviamente non arriverà mai a zero durante i nostri lavori, perché nel momento in cui noi stiamo effettuando un lavoro e stiamo scaricando il serbatoio, lui quando arriva a 6 bar accenderà automaticamente il motore per portare nuova aria all'interno del serbatoio. Secondi per arrivare alla pressione di 8 bar. Questo, come già detto, è l'innesto nel quale attaccare il classico connettore universale di tutti i compressori, e questo è il manometro nel quale andremo a vedere la pressione che abbiamo specificato. Nel mio caso ora è a 6, ma se vado ad avvitare sale, se vado a svitare scende. Questa è semplicemente una ghiera che ci permette di memorizzare una posizione, quindi se vogliamo tornare sempre a, ad esempio, a 5 bar, vuol dire che la ghiera la mettiamo qui e andando in battuta sappiamo sempre che lui di più non può scendere, vede, così è bloccata. Possiamo solo diminuire ma non salire. Andiamo a misurare con quest'app, che non equivale a nessuna certificazione, però indicativamente andiamo a vedere quanto rumore fa questo compressore. Nel mio caso ora la mia voce è sui 70 dB. Come avete visto, siamo intorno ai 70 dB, che equivale grosso modo a me che sto parlando in questo istante. Ovviamente questo compressore è ottimo perché è portatile e ha questi 4 gommini. Nulla vi vieta però ovviamente di posizionarlo in maniera fissa, anche ad esempio come ho fatto io per un altro compressore, con delle staffe sul muro in alto per non occupare spazio. Però in questo caso, per questo compressore, io mi sento di volerlo tenere a terra per anche uscire ad esempio fuori in giardino, per utilizzarlo all'esterno o portarlo sul camper o sul fuoristrada. Ovviamente all'interno della scatola non è presente alcun accessorio di quelli che vedete, come ad esempio il tubo o la pistola per soffiare l'aria. Questo deve essere acquistato tutto a parte. Vi lascio qui sotto un link a un kit che comprende un po' tutti gli accessori base che possono essere utilizzati con un compressore. Un altro vantaggio del compressore senza olio è quello che, oltre alla silenziosità, oltre alla non dover fare la manutenzione, quindi sostituendo l'olio, c'è anche che l'aria che viene erogata da questo compressore non contiene olio e quindi può essere utilizzato anche come sorgente di aria compressa per esperimenti scientifici dove non deve esserci contaminazione con olio, oppure ad esempio nel campo della medicina, nel campo dentistico, o per quegli apparecchi che non vogliono assolutamente la presenza di olio. Ovviamente si può sempre utilizzare uno di quei apparecchi che permettono di togliere l'olio, però in questo caso con questo compressore noi abbiamo già in partenza un'aria che non ha alcuna presenza di olio di lubrificazione al suo interno. Arriviamo ora alle conclusioni finali. Pensavo inizialmente, quando mi è stato inviato, che fosse veramente un giocattolo. In realtà non può essere definito giocattolo solo perché contiene al suo interno 8 litri. I suoi punti di forza ovviamente non possono essere quello di avere un serbatoio capiente, per quello ci sono altri tipi di compressori.
Questo compressore si contraddistingue per robustezza, solidità, portatilità, silenziosità e anche il fatto che, ovviamente, essendo piccolo, si ricarica molto velocemente. Quindi, se lo avete completamente scarico e vi serve rapidamente, veramente in meno di un minuto, 40 secondi, lui è pronto ad essere operativo. Quindi questo, per un campo hobbistico, è veramente fondamentale. Credo che il naturale habitat di questo tipo di compressori sia quello di stare sì in garage, però pronti ad uscire, ad esempio per andare in giardino, per andare sul camper, sul fuoristrada, o anche per andare, se si stanno effettuando dei lavori, in casa, in appartamento, perché è veramente silenzioso e ci permetterà di fare quei piccoli lavori che con un grosso compressore sarebbe stato difficile, sia per poterlo trasportare, ma anche per il rumore che inevitabilmente farà. Ed eccoci giunti al termine di questa recensione di questo compressore portatile senza olio della Vevor. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia risultato interessante. Quindi vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, a mettere un mi piace al video e a commentare qui sotto. Con il compressorino senza olio per oggi è tutto, un saluto e al prossimo video!